buongiorno ragazzi e bentornati sul canale del coach. Io sono Mario, come state? Spero bene. Come visto dal titolo, oggi vediamo 4 esercizi per allenare l'esterno coscia, solo donne. Sì, perché dovete sapere che le donne, per una questione scientifica, vanno ad accumulare questi grassi su questi punti critici, interno ed esterno coscia maggiormente. Quindi adesso ne vediamo 4 di questi esercizi. Dopodiché, mi raccomando, cosa molto fondamentale, rimani per un pochino, non andare di fretta, perché sviluppiamo insieme cosa non devi fare, molto importante per andare a colpirli bene questi interni ed esterno coscia. Ok, quindi rimani un attimo e adesso ti faccio vedere. Quindi, primo esercizio è lo stacco, quindi il deadlift. Io ho dei manubri. Tu puoi avere una cassa d'acqua, ma anche 2 casse d'acqua vanno benissimo. Da qui, giù. Ok? Il secondo sono gli affondi, che puoi avere i manubri, come no. Puoi farli anche a corpo libero questi. E da qui, vai sulla... Esercizio è l'affondo laterale, mi raccomando, l'affondo laterale, ok? Ok, questo è l'affondo laterale. Il quarto esercizio è il goblet squat. Occhio che c'è una bella differenza con il sumo squat. Anche qui puoi avere delle bottiglie, una cassa d'acqua, ok? Da qui si aprono abbastanza bene le gambe. Ora ti spiego qual è la differenza tra il sumo e il goblet squat. Ok, adesso vediamo. Quindi è importante nel primo esercizio, quando si fa lo stacco, lo ripeterò sempre, non mi stancherò mai, cerca di mantenere le gambe più o meno tra il bacino e la spalla, punte dritte, il peso al centro del piede, giù con l'affondo, non curvare la schiena, uno perché tendi a caricarla qui e due perdi di attivare proprio l'addome, quindi addome, tutto fuori, ok? Fondamentale questo. Il secondo esercizio è l'affondo. Su diversi miei tutorial qui sul canale YouTube ne ho fatti veramente tanti, parlare proprio nello specifico, quindi se ti va ti lascio qualche link sotto. Cosa molto fondamentale è non alzare, non spingere troppo in avanti, altrimenti tendi ad alzare moltissimo il tallone, mi raccomando, e quindi perdi proprio l'appoggio. Due, non mollare la schiena, quindi sempre schiena attiva e giù. Il peso sempre nel centro del piede, ok? Bene. Il terzo esercizio è l'affondo laterale. Questo è uno di quegli esercizi che si tende a sbagliare tantissimo, quindi fondamentale quando porti la gamba laterale, è mantenere la punta in avanti e spingere il peso dietro senza mollare troppo la schiena, ok? Quindi laterale, spingi dietro, schiena sempre piatta e giù, ok? Quindi questo è il lavoro che devi fare. Sul quarto esercizio, goblet sumo squat, proverò a sintetizzare in un attimo la differenza. Mentre nel sumo squat c'è la schiena, è sempre piatta, ovviamente le gambe sono più aperte delle spalle, ok? Le ginocchia spingono verso l'esterno, guardate la schiena, sempre piatta ma scende giù in avanti, quindi mantiene questa posizione naturale. Ok, la stessa cosa invece per il sumo. Nel sumo si cerca di mantenere più perpendicolare, quindi si spancia bene completamente. Ok? Questo o questo? Questo. Questo è il sumo squat. È importante eseguirli bene questi esercizi proprio perché si vanno a colpire queste zone un po' critiche, oltre che a guadagnare un po' la qualità del movimento evitando qualche piccolo infortunio.
Ok, spero che questi esercizi ti possano essere utili. La cosa importante è che devi eseguire tutti questi quattro esercizi senza fare recupero tra di loro. A fine di questi quattro esercizi recuperi un minuto e prova a ripeterlo per 4 o 5 volte. Ok, quindi se ti piace il coach, lascia un mi piace o al massimo un po' ti viene ad iscrivere al mio canale così da non perdere altri video. Io ti ringrazio di aver guardato il coach e ci vediamo alla prossima e allenati bene. Ciao! Ok, dai, via, aiutala, aiutala. Ok, piccolo aiuto, non oscillare troppo, forza, chiudi forte l'addome, dai.